Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo qua su Minecraft per una nuova mod. Una mod molto speciale. Vedete che ho questo bel coltello in mano. Comunque, basta cazzate. E siamo qua su Minecraft per andare ad affrontare una mod oggi molto carina. Non è molto ampia, però comprende cose simpatiche. Avete letto dal titolo di che mod si tratta e anche dal coltello che ho in mano io si può capire. Guardate queste pecorelle come vengono shottate bene. Guarda, guarda come muoiono, che è un piacere. Ehi, perché non sei morta per un colpo? Comunque, la mod di oggi è la Creepypasta. La Creepypasta Craft, molto molto bella. Le cose che aggiunge questa mod sono queste qui, chiaramente, che ho già nell'inventario, ve le faccio vedere subito. Questa mod aggiunge degli oggetti intanto, chiaramente, che vedremo piano piano. Aggiunge aspetta, questo coltello qui, strano, che non so di chi sia, che fa 20 di danno. Il coltello di Jeff the Killer, una semplice mannaia. Ah no, scusate, la mannaia del killer. La pasta Stefano, il famosissimo Stefano. Porca miseria, non mi aspettavo esplodesse Stefano. La pasta, che non posso poggiare, vabbè, pensavo si potesse poggiare. E il chiaramente, aspetta che sono da fastidio. Il computer, perché ovviamente creare il nostro creepypasta ci servirà il computer. Computer nel quale noi dobbiamo accedere. Oh, aspetta, carta, forse ci serve la carta per accedere. Oh, come cavolo funziona? Aspetta. Game mode survival. Yuhu. Ottimo, non funziona. Perfetto. Bella mod. Non funziona il computer. Ah, e aggiungi anche il pannolino. Chiaramente che io già mi sono messo addosso, visto che tra poco ci cagheremo tanto. Allora, vedete questa bella pianura? Questa bella pianura accoglierà tutte le nostre creepypasta. Chiaramente, mettiamoci un attimino in creativa. Andiamo a mettere chiaramente la Keep Inventory, che io dovrei già settare prima di iniziare il gioco. Però non lo faccio mai. E mi segno anche un bel set world spawn qui. Comunque, la prima creepypasta che andiamo a vedere, che mettiamo poi in ordine più o meno sparso alla fine, così. La prima è lo Strider. Cos'è lo Strider? Lo Strider è questo. è una specie di mucca grossa, cattivella, bruttina. Questo è lo Strider. Se noi ci mettiamo in sopravvivenza, non ci dovrebbe far male. Può cavalcare. Ahia. Questa specie di mucca grossa si può cavalcare. Me l'ero dimenticato. Oddio mio, ma è bruttissimo. A parte che, wow, fighissimo, è alto. Ma è da questo che è stato quindi creato lo Strider di Minecraft, cioè il mob. Ma se lo attacco mi picchia. Ma è inutile. Ma non fa niente. Pensavo. E tu dovresti far paura. Diciamo, beh, se te lo trovi alto con me davanti alla finestra di casa tua, con gli occhi bianchi, sicuramente non ti fa piacere. Comunque, poi il prossimo è The Rake. Ecco, questo è cattivo. Questo qui, The Rake, sarebbe l'SCP-096, se non sbaglio. Giusto. Dovrebbe essere anche l'SCP-096, se non sbaglio, The Rake. Quindi noi ci mettiamo su questo alberello. Togliamo i punti di salita. Ci mettiamo qua su. E da qui facciamo spawnare The Rake. Ok, guardate che brutto che è. Guarda che brutto che è. Minchia, che brutto che sei. Vai via. Usiamo il coltello di Jeff. Via. Voglio vedere che fa se mi attacca. Aia, oddio. No, è velocissimo. Aiuto. Ah, porca trota. No.
Rangu. Dobbiamo toglierlo di mezzo, però non si può lasciare in vita un coso così brutto. Dov'è? Ah, schifo, vieni qua, schifo. Ok, è morto. Droppa carne di maiale, che schifo. Ah. Sta pure calando la notte, direi che è perfetto. Minchia, quel coso lì, diciamo che mo che cala la notte, un po' di paura potrebbe anche farmela. Comunque, prossimo. Hairless Jack, Jack senza occhi. Ah, è famosissimo. Jack senza... Ehi, vai via. Aspetta, non l'abbiamo visto bene. Vabbè, non so più che altro che cosa mi fa. Aspetta, già... Lui si dovrebbe teletrasportare da te anche se sei lontano e dovrebbe riuscire ad entrare anche nelle case tipo se sono chiuse. Tipo se non ricordo male. A parte che ti aggra già da lontano, comunque voglio vedere quanto... Eia! Fa male l'amico, eh? Pecorella, mi dia un po' della sua carne, va? Mi devo curare qua. Che se non muoio. Pecorella. Grazie. Grazie. Fatemi mangiare. Poi il prossimo. Il Mutman. Chi è? Oddio mio. Madonna santa. Che brutto. Con sti occhi rossi, questo qui se te lo vedi di notte, Madonna, ti caghi in mano, cioè, nel senso, è bruttino, eh. Oh, tu. Oh, ma che cazzo. Lui vola in giro, ma tipo una farfalla. Se ne va. Ciao. Buon volo, vabbè, ok, non è aggressivo, almeno. Meno quello. Meno male. Abbiamo Sid Eater. Cosa sei? Oddio mio. Ah. Fambua l'amico, eh. Fa male, l'amico. Si arrabbia se lo pigli soltanto, però se lo picchi. Se non lo picchi non ti fa nulla. C'è sto coso che continua a volare, guardatelo lì. Poi vola anche brutto, vola tutto in verticale. Mamma mia, che brutta roba. Prossimo. Lo Squidward Suicide. Squidward suicida. Cioè? Ma è Squiddy. È Squiddy che però a quanto pare, se non mi ricordo male, se tipo viene colpito, impazzisce e diventa brutto. Nel senso muore. Giusto? No, com'è che diventa qua? Ah, ecco, col tasto destro. Non rompere. E palle. Guardate come diventa brutto col tasto destro. Tipo secco, tutto minchia. Cazzo, è bruttino, eh. Via, muori. Ma che sei brutto. Oh, che cazzo fa? Che era quel verso orribile? Vai via, tu. Schifo. Abbiamo pure i mostri normali che ci rompono le palle, oh. Tu lì però sei sempre inquietante. E l'altro tizio che vola? Oh, dove cavolo sarà finito? Non lo vedo più. Sinceramente non lo vedo più. Ok, andiamo avanti con lo... Ah, oddio, Smile Dog. Smile.dog. Questo cane è molto carino. Finché non lo guardi negli occhi e si incazza, vedete? Porca troia. Che brutto che diventa. Ah! Fanculo. Cagnaccio. Muori. Guarda che stronzo che... Ma poi è bruttissimo. Guarda che brutto che è. Oh. Quanto vive? E muori. Madonna santa. Posso dire che quando si è spaventato così a caso mi sono cagato in mano. Seriamente, io mi spavento per poco. Cioè, nel senso, mi spavento poco, ma mi spavento per poco. Poi... Ah, lo slab. Chi non lo conosce, lo Slenderman. Ehi. Che cazzo ci fa lui? Oh, porco Dio.
Ok, ammazzami. Rilasci. Game mode creative. Uè, uè, uè. Oh, che cazzo ci fa lui qua? Uè, aspetta un attimo. Che cazzo ci fa Jeff? Oh, brutto deficiente. Madonna, mi ha fatto cagare in mano, porca puttana. Ma che minchia... Dove è finito lo Slenderman? No, eh. Mettiamo giorno che è meglio. Comunque parlavamo dello Slenderman, allora. Allora, summoniamo lo Slenderman. Oh 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 oh. Brutto schifoso. Mi levi questi effetti fastidiosissimi che dai, oh. Oh, porca trota. Ok, se n'è andato via. Sì, il fatto che mo' abbiamo uno... abbiamo lui che continua a... abbiamo più di lui, minchia. Evviva. Si è duplicato. Ottimo. Sta iniziando ad andare male. Allora. Prossimo. Il... Laug... Jack che ride. Ah, e il... Madonna, oddio, trovo... Ehi, vabbè, mo ci sono due Slenderman. No, ma che cazzo fai tu? Ci mettiamo in modalità spettatore survival. Oh, wow, ci segue. Aia! Voglio andarcene, va? Meglio allontanarci di qui perché sennò ci fanno il culo. Meglio andarcene, va? No, ci segue! Com'erdone! Dove sei tutto stronzo di merda? Guardalo qua, è il bastardo che si nasconde su terra. E tu che cazzo? Oh, non si può attaccare neanche lo Slenderman. Flash difficulty peaceful. Voilà, si fa facile. Poi Flash give milk. Voilà, ci sono rimaste le ultime due. Mettiamo difficulty normal, che sono Jeff e Jane the Killer. Jeff l'abbiamo già visto prima, quindi partirei da Jane. Jane è lei, è carina. Credo almeno, finché tu non ti metti in sopravvivenza. Ai, minchia! Ma sapete qual è la cosa bella? E divertente? Che lei... se voi mettete Jeff, combattono, si ammazzano. No, però poi vogliono ammazzare me. Game mode creative, fammeli vedere che si picchia. Vedi, si ammazzano e lei ammazza lui perché è più forte, gli fa più danno. Poi però muore anche lei, capito? Questi sono Jeff e Jane the Killer. Molto bruttina, il mio pannolino si sta usurando perché l'ho consumato, ci ho fatto tanta di quella cacca dentro. Comunque, la mod mi piace molto, è carina, io ve la lascio chiaramente in descrizione per scaricarla perché è molto simpatica e siamo in versione 1.12.2, quindi se volete fare un vecchio mod pack e aggiungere questa mod del creepypasta per magari avere qualche mostro in più o così volete fare una serie del mistero, una giocare con i vostri amici in un mondo misterioso con tante cose creepy, questa è un'ottima aggiunta che vi consiglio, quindi ve la lascio in descrizione. Per il resto direi che per oggi abbiamo visto tutto quello che la mod ci offriva.
Perciò io da qui, con il mio bellissimo pannolino. Ah, è vero, mi sono dimenticato di mostrarvi la cosa più importante, che mi aveva detto che sarebbe arrivato un po' prima l'ospite del video, perché oggi non siamo da soli, siamo in compagnia, di guardate un po' chi. Sono in compagnia di PewDiePie, sì, perché la mod aggiunge PewDiePie, che fa pure Brofist, ehi, hey, Brofist, vero Pewds? Vedete? PewDiePie! Vabbè. Sì, ho capito. Ok, quindi a fai ancora il mio carissimo amico PewDiePie. Che a parte che è molto alto, vabbè, lo è, sì. Io vi auguro una buona giornata e non mi resta che dire. Aspetta, se riuscite ad andare a fianco a lui. Porca puttana, a fianco al mio amico più. Non ti muovere, brutto stronzo! A fianco al mio amico PewDiePie, vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi!